Ciao, come state? Qui siamo in fila per la terza dose del vaccino. Mi è arrivato il semplice messaggio e ho scelto l'ora e sono venuto qua. Quindi vediamo. Non lo faccio tanto per me, ma lo faccio per il rispetto che ho per le persone, per gli altri. Perché come dice una canzone, visto che siamo una radio, gli altri siamo noi. Misurata la temperatura e ora ci danno questa cartella dove riempiremo nome e cognome e poi vedremo che cosa comporta il terzo vaccino. Ma alcuni miei amici medici mi hanno detto che potrebbe portare forse un po' più di dolore al braccio, forse un aumento di temperatura, ma vedremo. Poi ognuno può fare quello che vuole, può fare anche non farlo il vaccino, fate quello che vi pare. E niente, ho firmato il foglio, ho confermato tutto e ora mi sto approcciando per fare il test. Un ambiente tranquillo, un ambiente sereno, poi ci faranno fare un quarto d'ora seduti e poi si è finito. Comunque venire a farsi il vaccino, la terza dose, e trovare un italiano al concierge che ci aiuta. Phil, mi chiamano Phil, questo è il nome proprio Phil, italiano. Phil, ormai è Phil. Nostre, è uno dei nostri. Allora, meglio di così che si può andare. Di dov'è lei? Toscanaccio. Anch'io? Maledetto. Di dove? Forte le mani. Forte le mani, io sono della campagna. E allora vedi che siamo a posto? Il testo è fatto. I might put something just in case. Just in case, eh? Ci mettiamo un cerottino, eh? Just in case. Prova per un macchia alla maglia, eh? Eccoci qua fuori dalla struttura, una bella struttura, e vi volevo far vedere anche una parte, non so se lo vedete, c'è questo pilone, questo è lo stadio di cricket, di Oval. Poi vi volevo far vedere anche però una cosa molto carina nelle metropolitane, di solito ci sono in molte metropolitane, ultimamente ce n'è meno in realtà, per farvi capire che Londra è un continuo scambio di cose, di oggetti, e questo ti fa mettere anche nelle condizioni di condividere qualcosa con gli altri, come io in questo momento sto condividendo questo mio terzo vaccino con voi, questa mia camminata. Vedete lo stadio di Oval di cricket, che è un gioco particolare. Io ho visto qualche partita proprio in questo stadio, che è lo stadio più grande che c'è qui a Londra di cricket. Non è un gioco molto famoso in Italia o nel resto dell'Europa, credo. In America ci sono qualche stadio di cricket. Questo è l'ingresso, quello più antico, quello più vecchio, quello storico. Venite con me, vi faccio vedere questa particolarità, questa curiosità nelle metro di Londra. Bene, mi trovo nella metro di Oval. Eccoci qua, apro il gate. Ecco, vedete questo piccolo raccoglitore di libri. Uno viene qua, lascia il libro, sono tantissimi libri. Alcune volte si trovano anche dei libri italiani, altri veramente, ovviamente tutti inglesi, alcuni romanzi, altri di filosofia. E questo è un modo per condividere qualcosa con gli altri, ok? Ecco, questa è una curiosità, vedete anche la metro come è curata, con le piante. Tra l'altro questa metro di Oval è una delle più antiche, vedete che ci sono questi piloni che sorreggono appunto le lampade. Ecco, questo era tipico delle metropolitane più vecchie, diciamo. Si trova nella Bakerloo, se non ricordo male, e la troviamo anche qui nella Oval. Ok, allora un abbraccio e stay tuned all time. Ciao!